Bene, io sono tanto molto felice di essere qua e mi scuso con tutti, in particolare con Vincenzo per il ritardo, ma diciamo c'è stato un imprevisto e come ultimamente ne capitano tanti nelle aule parlamentari. Io mi presento nel senso, do qualche informazione sulla mia storia personale. E io mi sono iscritto al Partito Liberale nell'89 o nell'88, non mi ricordo. La mia prima campagna elettorale furono le europee, dove il Partito Liberale, la disgraziata campagna elettorale dove il Partito Liberale, quello repubblicano e quello radicale, si misero insieme e io ebbi modo da militante, diciamo, di sostenere questo sforzo. Un po' laico. Sì, che non funzionò moltissimo. Io votai per Nicola Pietrangeli. A te votasti per Nicola Pietrangeli, diciamo, per i tuoi trascorsi tennistici, però era proprio quella campagna elettorale. Quella lì, votai per l'inglese che si presentò. Esatto. Comunque fu diciamo il mio inizio politico. Poi nel 90 decisi il mio impegno diretto e quindi fui eletto all'epoca consigliere provinciale e il carico in provincia di Lucca, dalla quale provengo come assessore, e poi nel 92 ho avuto la fortuna e anche l'esperienza intensa di essere eletto deputato del Partito Liberale nell'ultima breve legislatura della prima cosiddetta Prima Repubblica. Quindi quello è il mio ceppo di origine, diciamo, una strada diversa da quella di Vincenzo, ma che diciamo, probabilmente aveva molto più in comune di quello che all'epoca appariva. Ci siamo conosciuti qualche anno dopo, alla nascita di Società Libera, e da lì poi ho avuto modo di conoscere Vincenzo, il suo pensiero, il suo modo di essere, e lo voglio tranquillizzare. Vincenzo, ti voglio tranquillizzare, il rischio di sembrare nuovo non lo corri. E lo considero un merito, in verità, non lo considero un demerito, quindi diciamo così una sottolineatura. Dopodiché le nostre strade in politica, nel senso nella politica del confronto che tra noi c'è stato in questi anni, spesso si è divisa, ci siamo confrontati su tante scelte. Io ho fatto una scelta già all'epoca, quella diciamo di non inseguire da una parte la chimera pseudo-liberale berlusconiana che tanti altri amici dell'epoca fecero, e invece ho deciso per molti anni una scelta quasi solitaria di centrosinistra, di confronto liberale con un centrosinistra riformista che dal mio punto di vista necessitava di nostri contributi per evolvere positivamente verso il futuro. Le cose sono andate come tutti noi sappiamo, diciamo, non sono stati giorni di gloria per nessuno di noi, e ognuno di noi ha vissuto le proprie difficoltà. Questo libro lo vivo come, non come uno sguardo al passato, ma con uno sguardo al futuro o nel peggiore dei casi alla contemporaneità. Perché reputo che sia un libro utile di fronte a situazioni, a problemi gravi del paese. C'è un'analisi molto critica, in genere molto critica, approfondita, che guarda sempre con rispetto all'individuo, alla responsabilità individuale, alla libertà, che non è una libertà di fare ciò che si vuole, ma ciò che si può. E quindi è un libro che secondo me può essere molto utile a tutti noi e a quelli che in particolare hanno a cuore il futuro del nostro paese, e se uno ha a cuore il futuro del nostro paese ha a cuore la politica, perché il futuro del nostro paese viene determinato dalla politica e dalle scelte. Sono particolarmente interessanti le riflessioni nei vari passaggi che oggi fa Vincenzo Lita sulle sue riflessioni fatte all'epoca. Io ho vissuto, diciamo, la vicenda di Tangentopoli, perché il mio partito, come il Partito Repubblicano, furono travolti in maniera diversa, ma poi alla fine sostanzialmente
molto simile da quelle vicende, così come fu travolta tutta la politica italiana. Io ho reagito in maniera diversa da Vincenzo. Lui ha scelto un impegno civico, autonomo, indipendente. Io ho scelto un impegno militante con la mia iscrizione alla Margherita prima, al Partito Democratico dopo, cercando, per quello che era possibile dato le contingenze, di mantenere una coerenza di fondo e cercando di dare sempre quello che era un contributo che io reputavo il contributo possibile. Un approccio diverso rispetto a Vincenzo, in termini di la sua maggiore rigidità, anche da un punto di vista del rispetto di quelle che sono le idee di provenienza. Però su tutti i temi il suo punto di vista... Delle volte solo i cretini hanno e mantengono. Questo io non lo dico e neanche lo credo. Quindi, e io neanche, nel libro. E io neanche lo credo, sì, lo ricordo questo passaggio. Detto questo, colgo gli spunti in realtà sulla attualità, perché reputo che siano i più interessanti, cioè come ci può servire questa riflessione nella situazione di oggi, e credo che ci possa servire molto. Noi abbiamo un quadro di riferimento complicato ma anche molto interessante. Sarà che saranno i 25 anni della svolta o della falsa trasformazione, perché poi tutte queste rivoluzioni non hanno mai rivoluzionato un granché, diciamo così, nel nostro paese. Hanno dato una grande sensazione di modificare il quadro, poi capiremo se questa sarà la volta buona o meno. Però per la prima volta, secondo me oggi, è in discussione in Italia la democrazia parlamentare, rappresentativa. E non è in discussione perché gli eventi la mettono in discussione, è in discussione perché c'è chi teorizza di metterla in discussione. Ha un approccio diverso, assolutamente legittimo, anche perché è trasparente. Quando l'approccio è trasparente e lo si propone al corpo elettorale, gli si dà una dignità in un sistema democratico che va, dal mio punto di vista, apprezzata e va colta. Poi, sempre dal mio punto di vista, va anche combattuta con tutti gli strumenti che sono possibili. Società libera ha avuto una funzione, io sono assolutamente convinto di questo, l'ho sostenuta negli anni senza mai partecipare troppo attivamente, perché da una parte avevo una remora personale, nel senso che essendo un militante attivo di parte, diciamo così, ne avrei tra virgolette inquinato l'equidistanza voluta, ricercata, sostenuta e secondo me opportuna. Dall'altra perché poi ognuno è fatto a modo suo, quindi dà il contributo dove reputa di poterlo dare. Però spesso mi sono confrontato con Vincenzo su questioni rilevanti e credo che la riflessione debba oggi essere su questioni rilevanti come quella della difesa o l'opportunità della difesa o meno dell'impostazione della democrazia rappresentativa che abbiamo nel nostro paese. Io vivo nella quotidianità dell'attività parlamentare come capogruppo del più grande partito di opposizione. In realtà in termini parlamentari non siamo il più grande partito di opposizione, perché Forza Italia ha più senatori del Partito Democratico per via del sistema elettorale, però in realtà in termini di voti, di percentuali e credo anche di attività parlamentare lo siamo sicuramente. E mi trovo spesso di fronte a situazioni molto complicate, molto difficili, che mettono in discussione le regole della cui dinamicità io non avevo percepito neanche la possibilità, quindi alcune regole non pensavo potessero essere messe in discussione, invece questa volta sono messe in discussione. Allora noi dobbiamo, secondo me, approfittare di questo testo per fare un ragionamento sulle cose che riteniamo ancora essenziali, perché un certo modo di pensare, un certo contributo culturale e politico possa dire la sua in un contesto che si sta questa volta forse realmente modificando. Ma perché questa volta si può modificare realmente? Non so se in bene o in male, io ho grandi timori ovviamente, come capite dalle mie parole. Perché si è modificata la società? Si è modificata in maniera radicale il modo di comunicare? Si è modificata dopo 25 anni da Tangentopoli
in maniera radicale il rapporto tra corpo elettorale e politica, tra società civile e politica, tra corpi intermedi e politica, e quindi ci sono delle condizioni di base della nostra società che sono diverse. E allora forse oggi è richiesto un approfondimento anche diverso, che cambi gli schemi. Io credo che in questo libro ci sia il metodo col quale alcune situazioni possono essere analizzate, affrontate e sulle quali ci possiamo confrontare. Cos'è la democrazia diretta? È possibile che ci sia una democrazia diretta in un paese che sfiora i 60 milioni di abitanti? È possibile che ci sia una democrazia diretta in una società composita, complessa, che non ha mai trovato una sua omogeneità complessiva sul territorio nazionale, con economie e situazioni sociali molto differenziate? Oppure non è possibile, oppure semplicemente è possibile ma non è opportuno, è rischioso, è pericoloso? Io sono uno strenuo difensore delle istituzioni parlamentari. Credo nella politica, la mia vita lo dimostra, credo nella possibilità e nel dovere di rappresentanza della politica rispetto alle istanze che provengono dalla società, ma credo anche fortemente nella democrazia, e qui c'è l'annoso tema della democrazia liberale e della democrazia, capire se questa dinamica è ancora attuale o non è attuale, quali possono essere le prospettive di fronte alle quali noi ci potremmo trovare, quali sono le battaglie che da liberali dobbiamo fare da oggi in poi. Io invito a leggerlo il libro, invito a leggere i riferimenti attuali rispetto ai commenti del passato, perché sono particolarmente istruttivi, particolarmente anche delicati, in certi casi anche particolarmente complessi, ma secondo me molto utili oggi. Io vedo questo libro non come un libro che rappresenta semplicemente un percorso di vita e un percorso di impegno, ma come un contributo oggi dove un liberale dal proprio punto di vista rispetto a una società che attraversa un momento critico e difficile come quello che stiamo attraversando oggi. Quindi io invito a leggerlo, invito soprattutto a una riflessione attenta, profonda, e a farsi delle domande su quella che sarà diciamo il futuro della politica, il futuro della democrazia, il futuro del nostro paese e il futuro del nostro modo di essere da liberali in una società che cambia.